Bentornati come Magumpa 3000, che vi auguro una buona visione di questa undicesima parte del walkthrough dedicato a Crash Bandicoot 1. Avevamo appena finito il 20° livello, Death Grad, e ora è arrivato il momento del 21° livello, Slipper and Climb, che questo vuol dire scalata serpeggiante. Questo è sempre un primo e unico livello, primo e ultimo livello unico nel suo genere, e ci vede scalare sotto questa alluvione il castello di Cortex. Questo è forse il livello più difficile del gioco, data la presenza di queste piattaforme mobili in tutto il livello, tutto completamente proprio fatto da queste piattaforme, questi prigionieri che tenteranno di prenderci con la loro mano, questi spuntoni sopra e sotto la strada e anche uccelli che fanno questo buffo verso quando li sconfiggiamo. Ed è caratterizzato anche dall'assenza di casse di Aku Aku e da un solo checkpoint. Però ragazzi, vi dirò una cosa, non possiamo più permetterci morti, perché siamo arrivati in questo livello con solamente 7 gemme. Ci sarà anche il livello di primo. Con soli 7 gemme e la cosa non va bene, quindi in questo livello prenderemo la nostra 8ª gemma, che sarebbe anche la gemma rossa. Dobbiamo assolutamente non morire, che alla fine di questa salita verticale ci... No! Ho avuto una fortuna bestiale. Mi vedevo proprio morto. Ci sarà il checkpoint alla fine della salita. Non ci credo che la fortuna che ho avuto. E spero che non ci sia anche una grandissima sfortuna ora. Queste piattaforme qua sono molto veloci. Ok, ci siamo quasi. Eccolo là. Ora, queste piattaforme hanno un movimento un po' strano, che non è perfettamente a cerchio, ma è caratterizzato da quell'ingranaggio che sta al centro. Ora faremo anche la conoscenza di un nuovo nemico. Potete sentire il suono, ora ve lo farò vedere. È uno scagnozzo di Cortex che ci tira addosso delle provette piene di TNT liquida, credo, per esplodere. E sono anche rosa, quindi non so di preciso cosa sono, credo che sia TNT liquida. Ok. Ora questo è l'ultimo tratto, il più difficile. Dobbiamo stare molto attenti, ma molto, molto, molto. Seconda faccia di primo. Un attimo solo. Ok. Tre prigionieri. Ora. Bonus di... Ah, ecco, c'è una cassa di Aku Aku, infatti mi ricordavo che forse ce n'era qualcuna. Andiamo avanti. Come al solito, comunque, lasciamo stare. Andiamo avanti. Speriamo di non morire. Ci è mancato poco. Fino a ci è sempre mancato poco. Oddio. Fortuna del diavolo abbiamo questa volta. Spero di non aver parlato troppo presto. Di nuovo lol. Oh no. Speriamo che l'uccello ritorni. Di nuovo lo scagnozzo di Cortex. Speriamo che ritorni. Ah, meno male. Ecco, lui è l'ultimo ostacolo che abbiamo in mezzo. Vai! Sì! Sì, speriamo di averla presa la gemma. Sì, 8ª gemma, vai! Seconda gemma colorata! Sì! Vai, sì! Ora 22° livello.
primo, ma non unico livello nel suo genere, ambientato lights out. Forse niente luci vuol dire, infatti è ambientato al buio. Siamo al buio completamente. L'unica cosa che ci può fare da luce è Aku Aku. Ci saranno infatti molte casse di Aku Aku. Ecco, molte casse di Aku Aku. Il livello che avete visto sopra si sblocca con la seconda chiave ed è ambientato pure con in questo modo. Questo livello dobbiamo essere molto veloci. La canzone tipo Tenebre. Dobbiamo essere molto veloci ma anche molto cauti, perché se rimaniamo al buio poi è un bel problema. Proprio così. Fortuna possiamo saltare sui bordi. Ci sono questi topi. Questo. Queste asce orizzontali. Qui ci ha bisogno anche di una gemma, la gemma gialla. Poi se veniamo colpiti rimarremo in ogni caso pure al buio. Oh. Eccolo, e vai. Ora secondo e ultimo livello. Ah vabbè, non tre casse perché c'era bisogno della gemma. Ora secondo e ultimo livello ambientato nel tempio al buio. Shadow of Darkness. Non so cosa voglia dire di preciso. Comunque, credo che dovremmo fermarci a metà di questo livello. In questo livello, secondo e ultimo livello, c'è bonus di Cortex, proprio per prendere la chiave. Se non ricordo male, qua c'era qualcosa. No, non c'era niente, però moriamo. Una morte idiota. Insulsa. No! Che devo di farci? Non morirò più. Mai parlare prima però. In questo livello, se non sbaglio, non c'è la presenza di gemme colorate. A maggior ragione non dobbiamo morire. Ok, prima faccio il bonus di Cortex. Io direi per ora di fermarci qui. Quindi, per ora è tutto. Cioè, praticamente, è il mago Umpa 3000. Vi dice solamente alla prossima. Ciao!